Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi amici di Radio Domina e TV Domina, bentrovati a tutti voi. La catechesi di questa sera vuole mettere, come si dice, il dito nella piaga. Nessuno lo fa, perciò io sono volentieri disposto a farlo sapendo ciò che rischio e ciò a cui mi espongo. Ma quello che faccio stasera non è un servizio da reporter. Non sono un giornalista che cerca lo scoop, non sono uno di quei giornalisti che mettono in luce i gialli vaticani che di volta in volta caratterizzano la vita che avviene dentro il Vaticano. Questa sera io mi approccio al tema che tratto da pastore, cioè a me interessa il bene delle anime. Amo la Chiesa così come nostro Signore Gesù Cristo l'ha istituita. E pertanto con questa preoccupazione profonda voglio questa sera parlarvi di questo tema che poi è quello decisivo intorno a cui tutto ruota e di fronte al quale non possiamo tacere. A quanti dell'una cum, quelli che continuano ad andare a messa con vergoglio, falso papa, che vanno a messa con vergoglio, piazzato in Vaticano sul soglio di Pietro da parte dei poteri massonici, dico che, come essi affermano, che se in me agisce Satana, perché questo dicono, lo ha detto di recente in qualche trasmissione qualche sera fa, pur senza fare il mio nome, ma capivo che parlasse di me, Don Pietro Cutuli, lo dicono anche altri sacerdoti, lo dice padre Fabiano, che per giunta è esorcista, che ha persino scritto ad Aldo Maria Valli sul mio conto, che in me agisce Satana perché io dico che non è più presente il Signore nella messa in unione con Bergoglio. Bene, rispondano a questa mia domanda. Oggi, nella catechesi fatta stamattina su Radio Domina, sul catechismo di San Pio X, c'è stato un vero e proprio assalto, non so se l'avete potuto verificare anche quelli che siete presenti qui, un vero e proprio assalto dei satanisti. I satanisti sono venuti addosso, incredibile ciò che è accaduto oggi, raramente accade una cosa simile, una valanga di bestemmie durante la diretta con alcuni alcune fake che si presentavano da veri e propri satanisti e bestemmiavano, stavano lì a bestemmiare, altri che invece con falsi profili distraevano la gente e altri ancora che si presentavano come esponenti della massoneria per dire grazie a Don Minutella che ha allontanato la gente dalla vera messa. Allora io mi domando, se ad agire è stato Satana, come è evidente a chi ha un minimo di zucca in testa, come può Satana andare contro se stesso? Andrebbe in rovina. Mi sembra di poter dire come Gesù Cristo che se Satana va contro se stesso un regno è in rovina. Ecco, se oggi, ed è possibile verificarlo su Radio Domina, i satanisti mi sono venuti addosso è perché sono arrabbiati, è perché i massoni, i satanisti, la lobby gay e tutte le maledette lobby che si sono coalizzate per occupare il Vaticano non sanno più come fermarmi e sono allo sbando. Milioni di questi paladini di Satana non valgono un solo apostolo di Maria. Tante volte io dico, ma com'è possibile, c'è qualche prete che mi sta accanto, che poi alla fine resto solo perché la Madonna si compiace di dimostrare che un solo apostolo fronteggia queste lobby potenti, ricche, forti, che hanno poteri trasversali nel mondo intero. Arriva una zecca che si chiama Don Minutella, mandato dalla Madonna. Ed ecco, guardate che cosa è successo oggi. Padre Fabiano, Don Alfredo Maria Morselli, Don Pietro Cutuli, Don Leonardo Maria Pompei, carissimi miei confratelli, guardatevi i commenti di bestemmie e di attacchi oggi. E allora dico che se quello che ha agito oggi nella trasmissione era Satana, non può Satana andare contro Satana. Questo perché sia evidente a tutti, ormai è evidente, figlioli cari. Quelli che vanno a messa una cum, l'ho detto da un anno, lo ribadisco, glielo dico in faccia, andate a messa col diavolo. Quello è il corpo dell'anticristo, non di Cristo.
Cristo opera nei sacramenti in unione con il vero Papa, custode della vera dottrina e della vera Chiesa di Cristo, che è la Chiesa cattolica, apostolica, romana. Il resto è roba satanica! Il resto è roba satanica! Siete ancora in tempo, tiratevi fuori! Capito? Tiratevi fuori, non andate più a messa! Voi dite, ma come faccio? Ma come faccio? Dove vado a messa? Ricordati di santificare le feste. Figlioli cari, è il tempo dell'abominio, della desolazione. Satana, come la Madonna aveva detto a Fatima, ha occupato il Vaticano. Capito? Non ci andate più a messa con loro. E cari confratelli sacerdoti, attraverso questo povero peccatore di confratello, il peggiore fra tutti voi, Dio vi sta parlando. Venite fuori, benedetto cielo! Venite fuori! Salviamo il gregge di Cristo! C'è in gioco la salvezza delle anime. Venite fuori, benedetti confratelli! Venite a celebrare messa come fa Don Enrico e Don Minutella, in unione con Papa Benedetto, per assicurare ai fedeli la grazia santificante, perché dall'altra parte tutto ciò che è in unione con Bergoglio, non c'è Gesù Cristo, non c'è lo Spirito Santo, c'è Satana. Ecco, e poi vorrei dire ancora un'altra cosa importante. La liquefazione, chiamiamola così, la liquefazione del principio di autorità, del ministero petrino, del ruolo del romano pontefice, è stata l'ultima carta che poteva giocare Satana. Questo che stiamo vivendo è mica fatto lo scontro tra Bergoglio e Don Minutella. Questo che stiamo vivendo è lo scontro tra la donna vestita di sole e il dragone infernale. Hanno provato a distruggere la Chiesa cattolica dall'interno, dall'esterno, e non ci sono riusciti. I tentativi fatti col cambiamento della messa dopo il Concilio Vaticano II, e non sapremo mai sulla terra se Paolo VI era ignaro o consapevole, affari suoi e della sua anima immortale, ma i tentativi fatti di distruggere la Chiesa cattolica, apostolica, romana, con il cambiamento della messa, sono tentativi che sono falliti finora. Allora hanno giocato l'ultima carta, che era proprio la carta finale, quella in effetti un po' da disperati, che era quella di pensare di distruggere la Chiesa cattolica dall'interno. Cioè la massoneria ha pagato, non so come abbiano fatto, ma è un dato di fatto, la maggior parte dei cardinali oggi sono massoni. E il martire Giovanni Paolo I, Papa Albino Luciani, la prima cosa che voleva fare era di gettar via dalla Chiesa la lista di proscrizione dei cardinali massoni. È stato, come tutti sanno, avvelenato, altro che morto d'infarto. Ma perché Dio lo permetteva, attenzione, adesso non è più quello il momento. Dio ha lasciato che entrassero, che arrivassero fino al soglio di Pietro, adesso comincia il conto alla rovescia per loro. Ischieratevi dalla parte giusta, figlioli cari, non c'è salvezza per nessuno. Non è che esiste la possibilità che uno dica non mi schiero, vediamo come va. No, figlioli cari, è il tempo dello scontro. Ecco, è il tempo dello scontro. Hanno filtrato dall'interno, hanno conquistato i posti in Vaticano. Questo tutti lo sanno. Non c'è una persona stupida che possa dire ma è così? Perché tutti sanno come stanno le cose. E hanno filtrato i posti più elevati, il collegio cardinalizio. Il collegio cardinalizio è fatto di persone che hanno... Io so di nomi di cardinali, va bene? Che hanno pagato per avere la porpora cardinalizia, che sono cardinali al servizio della massoneria ecclesiastica. E finalmente hanno potuto organizzarsi e coalizzarsi per portare al trono di Pietro
un falso papa. Qual è lo scopo? Lo scopo è quello di Satana, lo stesso che oggi mi ha attaccato attraverso le bestemmie e attraverso quelli che stavano lì a venirmi addosso. Cioè lo scopo è di distruggere la Chiesa e di distruggere il piano di Maria. Ma attenzione, che come voi massoni avete un piano che Bergoglio sta portando avanti pensando di farla franca, attenzione massoni, che anche da questa parte abbiamo un piano, e il piano lo ha studiato la Madonna, il piano lo ha studiato Maria per sgominarvi dalla Chiesa. Andate via prima che fate una brutta fine, ve lo dico nel nome del Signore. Ve lo dico con l'autorità che la Madonna mi conferisce, uscite fuori dalla Chiesa Cattolica, andate via maledetti massoni che avete occupato la Chiesa non è mica uno Stato sovrano come gli altri Stati. Qui a fermarvi non sarà Giovanni Falcone o Paolo Borsellino, che diamine, non hanno fatto i calcoli bene. Qui a fermarvi, siccome la Chiesa non è una multinazionale, siccome la Chiesa cattolica è santa, è la sposa di Cristo, siccome la Chiesa è l'una santa cattolica apostolica, siccome la Chiesa è l'una santa, la Communio Santorum, e non è uno Stato semplicemente, non è un organismo potente da conquistare come avete conquistato, maledetti massoni, avete conquistato gli altri, le altre poltrone del mondo e come si dice, bramosi di potere, siete bramosi di potere, ma avete fatto i calcoli male questa volta. Qui non c'è uno Stato, qui c'è la Chiesa di Cristo e l'agire di Cristo questa volta è un altro. La falsa Chiesa, lo dico questa sera, fa meglio adesso a tirarsi fuori. Hanno messo le mani alle cose sante di Dio, alla Chiesa. Sono ancora in tempo, lo dico con grande serietà, con grande dolore, sapendo ciò che ormai rischio, come il cielo mi ha fatto sapere. La Santa Vergine è pronta a fronteggiarli, io al loro posto tremerei. Non c'è un pull antimafia che li fronteggia, capite? Perché loro hanno pensato... 2 più 2 fa 4, qui organizziamo, eccolo qui il libro che stasera volevo presentarvi, In faccia ai massoni, me lo sono potuto recuperare, eccolo qui, Gottfried Dannels, biografia, è il testo in lingua francese della biografia del cardinale Dannels, che ha denunciato le manovre pre-conclaviste, e ha parlato di una elezione di Bergoglio pilotata. È tutto scritto qui, eccolo, guardate, pagina 407, non, naturalmente non tradotto in italiano, perché i poveri struzzi dei 60 milioni italiani che c'è Roma devono essere ignari di tutto affinché applaudano al falso profeta, ed è una vergogna vedere quelli dell'Unacum che ancora insistono. Ma a pagina 407 si legge Le Groupe de Saint-Gall. Le Groupe de Saint-Gall, capito? Ecco, in francese, la biografia del cardinale Dannels dove racconta queste cose, come fra un momento vedremo. Ebbene, figlioli cari, se si fermassero ora, se riuscissero a fermarsi ora, eviterebbero i massoni, lo dico perché si mettano paura, perché un po' di paura vi assicuro che ce l'hanno, da che vedono un prete che appena esce di qui e si mette in macchina per tornarsene da solo a casa, voi capite molto bene cosa sono capaci di poter fare. E si domandano ancora come sia possibile, è matto, hanno visto che matto non sono, allora gli viene il dubbio che possa essere la Madonna, ma stiano attenti, stiano molto attenti, hanno fatto i conti senza l'oste, adesso è il tempo dello scontro, adesso il 2019 è fronteggiarci, fronteggiarci. Se la Madonna di Fatima aveva annunciato la vittoria sul comunismo russo, che si è attuata, come sappiamo, secondo il Vangelo, cioè la persecuzione, il martirio, vi ricordate abbiamo parlato per esempio della figura del cardinale Vincenti, dove la vittoria del cristianesimo, della croce su falce e martello si è ottenuta attraverso la prova, attraverso il carcere, attraverso il martirio. Bene,
Vi dico che nello scontro finale che stiamo vivendo, la massoneria ecclesiastica, capeggiata da un falso papa di nome cardinale Jorge Mario Bergoglio, deve stare in guardia, perché la vittoria sarà prontamente senza perdite. Mi assumo la responsabilità, figlioli cari, di ciò che stasera vi sto dicendo, perché tutti siamo coinvolti se amiamo Cristo e amiamo la Chiesa e vogliamo restituire ai nostri figlioli non una multinazionale della vergogna, prostituta indegna della massoneria, ma la Santa Madre Chiesa Cattolica. È da un cinquantennio soprattutto che loro stanno lì dentro, capito? Adesso che hanno conquistato il potere, pensano di poter fare della Chiesa una succursale del nuovo ordine mondiale, una sorta di appendice delle religioni del mondo. Hanno fatto i conti senza la Madonna. Quando avverrà, tutti potranno sapere che Don Minutella, vivo o morto, lo aveva saputo in anticipo e questa sera ve lo sta dicendo. Sarebbe meglio per loro che si ritirassero. Ritiratevi, massoni, ve lo dico nel nome della Madonna. Voi non sapete con chi avete a che fare. Lo dico al cardinale Bergoglio, lo dico ai cardinali vescovi massoni che stanno in Vaticano, lo dico a coloro che vi stanno dietro come regia occulta di questi potentati del mondo. Lo dico, ritiratevi prima che sia troppo tardi per voi. I massoni, non avete calcolato che c'è la Santa Vergine? Dio ha lasciato che giungeste dove siete, ma fin qui, non oltre, come si legge nella scrittura riguardo del mare, fin qui arriverà la tua imponenza, non oltre. Ecco, la vittoria di Maria, figlioli cari, lo vedrete, io molte cose ho annunciato nel corso di questi 2 anni che, come avete visto, si sono puntualmente verificate. La vittoria di Maria, perché questi massoni non hanno capito che hanno a che fare con la Madonna, non con Don Minutella. Don Minutella passa, gli possono passare addosso come vogliono e quando vogliono, ma c'è la Madonna che li fronteggia. E qualunque cosa accada sottoscritto, va bene, nel momento in cui lo presenteranno, poniamo, come un delinquente, nel momento in cui lo presenteranno come un malfattore oppure lo faranno fuori, tutti potranno sapere che dicevo la verità, tutti lo potranno sapere. La vittoria di Maria sulla massoneria ecclesiastica in questo scontro finale con la bestia nera di cui parla l'Apocalisse sarà sorprendente, sarà clamorosa, come quella di Lepanto con i musulmani. Stiano attenti, sono avvisati. Non è un proclama farneticante. Lascino questa sera stessa il Vaticano. Dicano la verità. Cardinale Bergoglio, di la verità. Di che sei lì perché ti hanno piazzato, come volevano già dal 2005, come dice il cardinal Danels, inconfutabilmente. Nessuno, figlioli cari, sapete, ha confutato il cardinal Danels. Come mai? Come mai il cardinal Danners non è stato confutato nelle sue dichiarazioni? Resta una domanda seria. La Santa Sede e la Sala Stampa Vaticana non hanno commentato le esplosive dichiarazioni di Danners. Perché? Perché non hanno argomenti da portare. Perché Danners fa nomi, cita località, cita date, cita manovre che sono accadute dal 2005, quando, morendo Wojtyła, c'è stato il primo grande assalto, primo tentativo di assalto alla Santa Sede, alla Chiesa Cattolica, con l'allora, già allora, il cardinal Bergoglio, che però poi non è riuscito a diventare papa, e allora hanno aspettato, anzi non hanno aspettato, Cardinal Danners, hanno agito per spingere Benedetto XVI alle dimissioni. E dunque, se Benedetto XVI è stato costretto alle dimissioni, le dimissioni non sono valide. Resta il Papa. Ha da parlare il Cardinal Burke, che dice che non deve farsi chiamare Papa. No, lo continueremo a chiamare il Papa noi. Vedete che si configura sempre meglio il piccolo resto. Gli ipocriti, i diplomatici, i codardi, i vigliacchi non possono entrare nell'esercito di Maria. Quando San Pio V ha mandato l'esercito cattolico a combattere in minoranza contro i musulmani, mica ci ha mandato 4 vigliacchi. Capite? Noi continuiamo a chiamarlo Papa. È il Papa Benedetto XVI.
E la Chiesa esiste solo in unione con Papa Benedetto. Tutto ciò che è fatto in unione con Bergoglio, con quello che chiamano Francesco, non c'è l'azione di Dio, non c'è lo Spirito Santo, non c'è la grazia santificante di Cristo. Hanno che andare. E Dio, figlioli cari, Dio provvede a confermare. Andatevi ad ascoltare in chiesa la canzone del cantante che ha vinto a Sanremo come canto d'ingresso della messa. Vergogna quelli dell'Una Cum. Questo meritano come canto d'ingresso la canzone di Sanremo, capito? Contro l'immigrazione, mi hanno detto, perché di uno straniero. Non c'è l'azione di Dio, una chiesa stravagante, come la chiamava Caterina Emmerich. È una chiesa vuota. È un corpo, ma un corpo dell'anticristo, come diceva Monsignor Fulton Sheen. Lascino il Vaticano, lo sguardo della Santa Vergine è su Bergoglio, lo sguardo della Santa Vergine è su questi manovratori nascosti che il cielo conosce, che hanno creato questa confusione nella Chiesa. Bergoglio e tutti voi massoni, andate via dalla Chiesa Cattolica, abbandonate questa roccaforte prima che per voi sia troppo tardi, salvatevi l'anima, pentitevi del progetto di conquistare la Chiesa Cattolica. Primo, perché non ci riuscirete e non ci state riuscendo. Secondo, perché tutto andrà a vostra vergogna. Vorrei risparmiarvi ciò che ormai la celeste condottiera, che voi, Bergoglio e compagni, ritenete donna comune, donna del mercato, donna della porta accanto. Vorrei veramente di cuore risparmiarvi ciò che la Madonna sta per fare contro di voi. Tremenda, come esercito schierato in battaglia. Vi ricordate cosa dice il Cantico dei Cantici, intravedendo la figura di Maria? Dice proprio tremenda come esercito schierato a battaglia. Qui non è più il tempo di scherzare con questi dell'Una Cum che per non perdere le parrocchie si inventano chissà quali storie. Hanno finito di dire fino a giorni fa che Don Minutello è orgoglioso e posseduto da Satana, ma oggi hanno avuto la risposta prima che sia troppo tardi. È un ultimatum del cielo. Oggi lo potrete considerare l'ultimatum di un folle che è il sottoscritto. Domani, quando sulle macerie della vostra disfatta isseremo di nuovo la bandiera della Santa Croce di Cristo attraverso il cuore immacolato di Maria, quello che stasera vi ho detto risulterà un annuncio profetico. Sul Colle Vaticano, Cardinale Bergoglio, dove pensi di trascorrere notti serene, sul Colle Vaticano con l'armatura addosso, la Santa Vergine vi ha già dichiarato guerra. Ecco, e vorrei dire un paio di cose. Primo, come mai Bergoglio e chi per lui non ha smentito il Cardinal Danness? Eccolo qui il libro, non tradotto in italiano, ma io sono riuscito ad averlo, Gottfried Danness Biographie, e con questo chapitre, capitolo 24, Le Groupe de Saint Gall, e proprio il testo dice: fait partie d'un petit groupe renaissant de personnalités marquantes de l'Église catholique en Europe. Cioè, ha fatto parte il Cardinal Danness di un piccolo gruppo ristretto di personalità di rilievo della Chiesa Cattolica in Europa. E sapete qual era questo gruppo di rilievo? Era proprio la mafia di San Gallo, che ha progettato, come lui stesso dice, Danness. È strano che nessuno lo smentisca ed è strano che i nemici e i detrattori di Don Minutella non rispondano a questa domanda. Come mai nessuno smentisce Danness? Semplicemente perché dice la verità e non sanno come smentirlo, perché è uno dei protagonisti della mafia di San Gallo. Vorrei dire che se Benedetto XVI, notate bene a quello che sto per dire, primo, non ha smesso il nome, è rimasto Benedetto XVI quando gli avevano chiesto di diventare cardinale Ratzinger, tornare cardinale Ratzinger. Secondo, è rimasto in Vaticano e non è andato via come invece gli era stato proposto. Terzo, ha mantenuto la veste bianca quando gli avevano chiesto di indossare quella nera o quella rossa da cardinale. Quarto, ha preso il titolo abbastanza insolito, singolare, forse persino ironico, di Papa Emerito. E i preti stanno lì a discutere, ma va veramente una chiesa che va in rovina per i massoni?
ma guardate che la Madonna fronteggia anche questo partito di vigliacchi, perché questo è il nome che meritano a questo punto. Se non stanno venendo fuori i preti a difendere il gregge che si rende conto di questo, è perché sono dei vigliacchi. Sono dei vigliacchi. E Dio voglia, voglia il cielo, che questo mio dire non risulti per loro come un rimprovero, ma come penso capiscano i preti, perché poi siamo tutti intelligenti, i preti, o quasi, tranne il sottoscritto, volevo dire, ecco, ma i preti sono intelligenti, capiscono che il mio messaggio è un appello molto forte. Dunque, se Benedetto XVI non ha tolto l'abito, non ha tolto il nome, non ha tolto la presenza in Vaticano e non ha tolto la veste bianca, di contro, rispondete alla mia domanda, massoni. Cardinale Bergoglio, rispondi alle seguenti domande. Primo, perché non indossi l'anello del pescatore? Sapete cos'è l'anello del pescatore? Si chiama così, è l'anello che viene consegnato al Romano Pontefice il giorno dell'intronizzazione. Lui non l'ha voluto. Prima questione. Seconda questione, Cardinale Bergoglio, perché non abiti nel Palazzo Apostolico come tutti i papi e abiti a Santa Marta? Terza questione, perché nella fascia pontificia non c'è il simbolo della Santa Sede? Quarta domanda, perché nel crocifisso anziché avere Cristo hai il volto di un teschio con lo Spirito Santo messo al contrario, simbolo della massoneria? Notate, Benedetto XVI non toglie l'abito, non lascia il Vaticano, non toglie il nome, rimane Papa Emerito. Bergoglio toglie l'anello del pescatore, non abita nel Palazzo Apostolico e soprattutto non tiene, che sembra un aspetto marginale ma non lo è, non tiene nella fascia, la fascia è bianca, del tutto bianca, è la prima volta che il Papa non ha nella fascia, come penso sappiate, lo stemma pontificio. Risponda a queste domande. In questo libro il Cardinal Dannels, figlioli cari, poi dopodiché io saprò come andrà a finire. Domani i preti, che magari laici ci vanno, no? Anzi saluto con affetto una coppia di amici che viene dall'Emilia Romagna, che è stata qui con noi, questa bella coppia di amici, e che domani tornerà sui propri passi. Grazie della vostra presenza qui con noi. E ci avete arricchito con la vostra presenza. Dicevo, molti laici andranno nelle proprie parrocchie, andranno a chiedere ai parroci dopo aver ascoltato questa catechesi, perché, è capito, la verità si impone, è proprietà coestensiva all'essere. Allora i parroci, sapete come rispondono? No, ma Don Minutella è scomunicato. No, ma Don Minutella è eccessivo. Il Papa è Francesco, fino a prova contraria. Che poveri vigliacchi. Guardate che sono a rischio dell'anima, perché se oggi i fedeli si perdono e vanno a messa una cum, è perché anche non hanno sacerdoti che celebrano, e questo non era mai successo. Qui siamo in presenza di tutto, di un papa che non è il papa, del vero papa che si sta liquefacendo senza intervenire, ma anche, vi ricordate durante la stagione rivoluzionaria francese, il reazionismo, a cosa ha portato? Ha portato a una chiesa nascosta, clandestina, e c'erano i preti reazionari che non avevano firmato la costituzione del clero, lì come si chiamava quella roba, perché non giuravano fedeltà all'imperatore, a Napoleone, e andavano celebrando le messe per rimanere fedeli al Papa. Ma c'erano questi preti. Oggi c'è Don Minutella e Don Enrico, capito? Che apertamente vanno in giro. Due preti su 37.000 preti italiani che stanno lì con l'8 per mille, o la mamma o il papà, e non posso, e qui, e poi ti vengono anche addosso, non è che hanno l'umiltà di dire, guardate, Don Minutella non è che dice di suo, oh, stasera Don Minutella mi ha squillato. Un prete che è onesto con la propria coscienza, cosa dovrebbe fare? Ve lo dico io cosa dovrebbe fare, ve lo dico io. Dopo che io stasera sto portando le prove, perché come vedete non mi invento nulla, dovrebbe andare a letto e dire a se stesso, Don Minutella ha ragione. Non dice cose sue, è un'evidenza. Allora per far così, mi schiero dalla parte giusta, alleluia, oppure no, non me la sento, però non posso neanche attaccarlo dicendo che lui opera Satana, perché così si rischia di perdere l'anima, capite cosa voglio dire? Se almeno stessero zitti, invece Don Minutella, come ha detto Don Pietro Cutulli, è orgoglioso, dovrebbe mettersi in ginocchio a chiedere perdono, perché non è possibile che milioni di persone vengano private dell'Eucaristia. Farebbe bene a chiedersi come è possibile invece che ci sia uno che non è il Papa. Ecco. E Dannels, in questo testo qui di
più di 500 pagine, ecco, sì, più di 500 pagine, è un'opera in lingua francese non tradotta in italiano, che proprio racconta le cose che sappiamo e che lui ha denunciato, cioè l'esistenza di un complotto per eliminare Benedetto XVI e costringerlo alle dimissioni, avendo studiato il suo punto debole. Ma infatti il problema è che noi qui adesso dobbiamo avere l'idea che la massoneria ecclesiastica ha avuto di conquistare il trono di Pietro, di trasformare la Chiesa in una multinazionale dell'ordine mondiale e di liquefare l'autorità, non gli andrà in porto, perché la Madonna sta già suscitando un pastore con gli attributi, scusate se mi è scappato, così i preti non si scandalizzano perché sono tutti molto angelici. Il Signore sta per suscitare, la Madonna ha consacrato un pastore con gli attributi, e a scanso di equivoci gli attributi sono il pastorale e la mitra, capito? Un pastore che guarda in faccia i nemici, come quando San Gregorio accolse a Ginulfo, ve ne ho parlato, mi pare, no? Nei giorni scorsi, anche nelle catechesi, cosa volete, io invecchio, che gli è andato incontro quando sono andati da Papa Gregorio, una sicurezza, è quello che ci è mancato in fondo, no? In definitiva questo ci è mancato, una sicurezza, una garanzia, la pietra, tu sei Pietro e su questa pietra, non su questa spugnetta, su questa pietra, contro cui si sono sempre sfracellati i nemici. Quante volte i musulmani, l'Islam, ha provato a conquistare Roma, perché c'è stata la roccia che era Pio V, perché c'è stata la roccia che era Innocenzo XI. Quanto tempo fa il modernismo ha cercato di invadere la Chiesa, peggio che l'Islam, perché c'è stato Pio X. Capite? Non le spugnette dei nostri giorni. Tu sei Pietro, non una signorina. Pietro non è chiamato a fare la signorina. Pietro è Pietro con gli attributi, perché tutti capiscano. Di fronte a Pietro, Attila fugge. Capite? Quando Hitler pensò, lo sapete, di arrestare e deportare Pio XII, capito? Perché Pio XII deve essere portato via dalla Chiesa, questo panico che c'è dentro la Chiesa, perché ci manca l'autorità, ma la Madonna lo sta facendo sorgere da queste ceneri, lo prende dalla periferia. Guardate che non sto parlando di me a scalzo di equivoci, perché se io dovessi capire che questo sconvolgerei tutti, improvvisamente me ne vado alle isole Hawaii e lì mi vesto, mi travesto da travestito hawaiano, così nessuno mi riconosce. La Madonna se lo sta preparando e noi torneremo ad avere il Papa, non uno che fugge o tace o che spugnetta, e la roccia. Che Gregorio, guarda, c'è a Ginulfo l'imperatore, a Ginulfo i romani si stracciavano i capelli perché a Ginulfo aveva promesso di distruggere Roma. A Ginulfo, sapete come io ho scritto un romanzo su Gregorio? Lo sapete che ho studiato alla Gregoriana e ho pubblicato un libro su Ginulfo, sì, su Ginulfo, su Gregorio, recensito dall'Osservatore Romano. Bene, e vedete come è andata, che Gregorio dice: chi è Aginulfo? Tutti agitati, come oggi, no? Che c'è la massoneria e i poveri laici impauriti, la gente. Chi è Aginulfo? Santità, Santo Padre, Aginulfo è l'impero. Lui lo sapeva, ma lo faceva apposta. La fede incrollabile di Pietro. Gesù l'ha promesso: tu sei Pietro. È su questa pietra inossidabile, invincibile, edificherò la mia chiesa. Tant'è che Gesù poi aggiunge: le porte degli inferi non prevarranno. I massoni farebbero bene adesso ad andarsene. Se non se ne vanno, insistono, capito? Forse faranno fuori Don Minutella, moralmente ci hanno provato e non ci sono riusciti, no? Ecclesiologicamente ci hanno provato con le scomuniche, non ci sono riusciti, magari ci potranno provare, che ne so, trovando, come si dice, l'appiglio giuridico, burocratico, non lo so. Ma attenzione, che se non se ne vanno ora, la Madonna camminerà sulle loro rovine.
camminerà sui loro resti mortali, appesi in piazza San Pietro. Capito? E vorrei aggiungere che Gregorio disse, vorrei dirvi tante cose, ma voglio concludere, adesso se sei un colpo di scena voglio concludere prima del tempo, prima che finisca l'ora, siamo a 55, no, dunque a, oh, non so più calcolare, 35 minuti che parlo, sì, infatti 35 minuti, e Gregorio ha detto, ma chi è Agidulfo? Tutti agitati, ma Pietro si può agitare? Pietro si agita? No. Quando a Pio XII dissero Hitler, il Santo Padre Hitler, bene, sono pronto. Sono pronto. Il Papa. E quando Roma è stata bombardata, vi ricordate, a San Lorenzo, il Papa si è fatto accompagnare in macchina, Pio XII. A stare vicino alla gente, il Papa deve stare vicino alla gente nei momenti di difficoltà. Se no che papa è? Che pastore è quello che fugge? Che pastore è quello che tace? Che pastore è quello che fa finta di non vedere? Ipocrita pastore, soprattutto se copre questo silenzio sul dramma della Chiesa con la divina volontà, con il santo tizio, con questi spifferi mistici che non servono proprio a nulla. Pio XII scende di casa e va a San Lorenzo in mezzo alla gente. La gente disperata per quello che era accaduto, hanno visto il Papa come ai tempi di San Pietro, quando i primi cristiani morivano, vedevano Pietro e si rincuorano. Non è così, figlioli cari, non ci sentiamo commossi da questo. Pietro ci rincuora. Dio mio, che momento tragico! Chi ci dovrà rincuorare se Pietro non c'è più? Se Pietro tace, chi ci deve rincuorare? Pietro, la roccia. Se Pietro non c'è più, che cosa accade alla Chiesa? Che cosa accade? E Gregorio va incontro ad Agidulfo. Santo Padre, ma lasciate stare. Seguitemi. Portatemi all'ingresso della città. E Gregorio, che era piccolino di statura, va e lo fronteggia. Arriva Agidulfo coi suoi cavalli, scende dal cavallo e fa come un po' farà Stalin con Pio XII. Quante armate ha il Papa? Vi ricordate? Quante armate ha il Papa? E Gregorio lo vede arrivare. Non ha avuto paura, perché il pastore dà la vita per le pecore. La differenza tra il pastore e il mercenario è che il pastore dà la vita, il mercenario fugge. Il mercenario fugge oppure racconta della divina volontà, che è un modo diverso di fuggire, più elegante, più diplomatico. E Gregorio lo fronteggia, immaginate la scena. Lui lo guarda, parlo di Agidulfo, il temibile imperatore, re longobardo che veniva dalla Lombardia, lo guarda e gli gira attorno, e Gregorio è fermo col pastorale. Gli gira attorno e quasi lo prende in giro, e Gregorio prende parola. Sapete, queste cose bisogna saperle. Lo guarda negli occhi come oggi io guarderei i massoni e gli dice, se tu hai abbastanza coraggio, prova adesso a entrare a Roma, la mia Roma, passando sul mio corpo. Si racconta che Agidulfo inizialmente lo guarda pronto a sfidarlo, poi, vedendo che Gregorio non deflette di un centimetro, perché il pastore dà la vita per le pecore, impaurito dallo sguardo furioso nella fede di Gregorio, si mette a cavallo e va via. Roma è salva, perché il Papa l'ha salvata. Quante volte è stato detto e si è potuto dire, Roma è salva
perché il Papa l'ha salvata. E quando parlo di Roma ci intendiamo, parlo della Chiesa Cattolica. Allora oggi noi siamo in presenza di questa situazione, ma niente paura, voi del piccolo resto, io dico, la Madonna sta coltivando il suo ardito pastore che verrà dopo la morte di Benedetto XVI. Nel frattempo, e concludo, perché come promesso voglio finire prima oggi, Fiorica, anche perché ho urlato tanto, quindi vale per più di un'ora e mezzo di catechesi, potrei citare anche altri esempi famosi, no? Altri esempi, ho citato Leone Magno con Attila, anche Attila, no? Viene a Roma per conquistarla e sul Mincio gli va incontro Leone Magno, che fa pressappoco le stesse parole, cose di Gregorio Magno, perciò il prossimo papa che ferma la massoneria va chiamato Magno, no? Ma Magno non come diceva il cardinale Pappalardo in Francia o in Spagna, l'importante è che se magna, perché anche tanti preti sembra che facciano così, l'importante è che se magna. Tanti preti mi chiamano, ma chi te lo fa fare? Capito? Che visione soprannaturale, eh? C'è una visione soprannaturale sorprendente quanto quella dei salami dell'Emilia Romagna, per dire, no? Ecco, e quanti papi hanno fermato? Forse l'esempio più clamoroso resta proprio San Pio V. Vi ricordate nel 1500 a Lepanto 71, quando ha fermato i musulmani a Lepanto, l'imperatore d'Austria, mi pare che si chiamasse Leopoldo, e il re di Francia, Luigi, non si mettevano d'accordo. Il Papa li implorava, guardate come la storia si ripete, eh? Si ripete tutto sommato la storia. Oggi c'è l'atto finale, ma la storia si ripete. Erano come i preti d'oggi, i cardinali d'oggi, i vescovi d'oggi, non si mettevano d'accordo. E Papa Pio V vedeva che i musulmani nel frattempo avanzavano. E allora faceva appello a queste due cancellerie, quella asburgica e quella francese, il re Luigi, a mettersi d'accordo. Niente da fare. Niente da fare. Perché? Pur di non mettersi insieme i due re che si odiavano, avrebbero preferito vedere Roma conquistata dalla mezzaluna. E allora che cosa fa San Pio V? Ingaggia i valorosi soldati della Serenissima, no? Di Venezia, la Repubblica di Venezia, chiama tutti quelli che vogliono, li mette a raccolta e li manda a combattere un piccolo esercito contro il grande esercito islamico. E vince. E vince. Sempre Pietro vince sugli inferi. E se c'è uno che fugge, per qualunque ragione lo fa, Dio non lascia la sua chiesa vacante, restituisce un altro Pietro, perché Pietro vince sugli inferi. Ricordatevi questa parola con la quale concludo. Pietro vince sugli inferi. I nemici della chiesa che adesso sono dentro, vestiti di bianco, di rosso, no? Cardinali, falso papa, sono avvisati, farebbero meglio a prendersi la loro roba e ad andar via, perché fra un momento la Madonna li sgominerà con la più umiliante delle sconfitte per loro. Questa volta non sarà tempo di lunghi anni come per il comunismo, questa volta non sarà tempo di sofferenza come per i cristiani perseguitati, perché c'è la Madonna che combatte. Sono avvisati, uomo avvisato, Bergoglio avvisato, mezzo salvato. Lascino la Chiesa Cattolica prima che la Madonna, col suo sguardo di combattente valorosa, di prodigiosa comandante, vi ricordate Caterina Emmerich che la vede sul colle, vestita con l'armatura, prima che la Madonna li fronteggi, farebbero meglio ad andarsene loro. Terribile, terribile ciò che li aspetta. Di loro non resterà alcuna traccia. Nello stesso momento in cui hanno pensato di invadere la Chiesa e di usarla come hanno usato gli stati nazionali con la massoneria internazionale, pensando di fare con la Chiesa la stessa cosa, e non hanno fatto i conti con l'oste, perché nello Stato non c'è la Madonna, ma nella Chiesa Cattolica c'è lei, la madre, la regina, che adesso ha strappato via le chiavi per consegnarle al suo prediletto affinché la battaglia sia ingaggiata. E presto nuovamente la croce di Cristo tornerà a governare in Vaticano e la Chiesa Cattolica avanzerà nel suo tranquillo tragitto nella storia e nel mondo. Sia lodato Gesù Cristo.